Elimineremo le cause di inefficienza amministrativa, liberando risorse da destinare allo sviluppo territoriale, al riequilibrio delle disparità sociali, al processo di integrazione delle frazioni e dei quartieri con il cuore amministrativo della città. In concreto, elimineremo le spese superflue, destineremo le risorse ad attività utili e concrete per i cittadini di Aci Catena, ovunque loro risiedano. Noi continueremo a fare sul serio. Signori, buonasera a tutti. Vedo che anche stasera la piazza è molto piena. Come vedete, ci vogliono le elezioni per riempire la piazza di Aci San Filippo. Questo è il bello della politica, perché si sanno tante cose, si prospettano tante cose, anche se poi non si realizza niente. Questa sera mi è toccato a me aprire questo comizio. Voglio ringraziare tutte le istituzioni che ci sono, i vigili urbani, a voi tutti quanti presenti, lo strappo di cui io faccio parte e tutti i componenti che ci sono dello strappo. Abbiamo iniziato una campagna elettorale con le polemiche, con gli insulti e tante altre cose. Ma questa è veramente la politica? Ma di che stiamo parlando, come dice qualcuno? Qua dobbiamo pensare ai giovani, agli anziani, alle persone che non lavorano. Dobbiamo pensare a tutte queste persone che stanno morendo di fame e nessuno fa niente. Non pensiamo solo a litigare tra di noi tutti quanti. Dobbiamo pensare ai programmi. A questo dobbiamo pensare, ai programmi è quello che dobbiamo fare. Dove mandare questa ragazza a giocare, dove mandare agli anziani a passarsi il tempo. Queste sono le cose principali e tutte le altre cose che esistono. Questo dobbiamo parlare ancora tutti quanti noi, ci dobbiamo confrontare con programmi e tante cose. Dopodiché io vorrei spendere solo una piccola parola e poi forse non mi prolungherò moltissimo. Tutte le cose che si devono fare da San Filippo, sia da questa parte sia da quell'altra parte. Ma che vengano tutte le cose che si fanno, da Aci Catena, a San Nicolò. Ma l'importante è che non siano solo chiacchiere. Le chiacchiere non vanno bene a nessuno, assolutamente. Io vedo che da Aci Catena, da San Filippo, Gambetti, abbandonati. Anche io ho fatto parte dell'amministrazione scorsa, sono un consigliere uscente e adesso anche candidato che mi voglio scommettere. Anche io ho le mie colpe, ma non abbiamo una colpa perché ci siamo distaccati da quell'amministrazione. Siamo andati allo strappo dove noi apparteniamo. Io non voglio prolungarmi molto perché dopo di me parlerà sicuramente il nostro coordinatore. Però una riflessione piccola la voglio fare. Nelle presentazioni delle liste che ci sono state al cinema Savoia si parlava di torte, di divisione di torte. Io vi posso dire che io personalmente non ho mai partecipato a questa spartizione di torte e non ci parteciperò mai. Questo lo dovevo dire e l'ho detto. Grazie a tutti. Cari amici di Aci Catena e in particolare di Aci San Filippo, questa sera dopo aver sentito il comizio che ieri sera il candidato sindaco e l'onorevole Nicotra hanno fatto ad Aci San Filippo, mi sembrava che fossimo in un'aula di tribunale. C'era un inquisitore sicuramente che aveva, non lo so come dire, forse aveva ucciso qualcuno, era un ricercato, perché tante sono state le prove che hanno portato. E poi perché cosa? Perché cosa? Per appurare
che un'opera pubblica era stata realizzata. La cosa che cos'era? Se era stato Maesano a realizzare quest'opera o Petravia, se in consiglio comunale c'era stato un consigliere che aveva espresso un suo parere democraticamente, liberamente, non poteva essere. E perché non può essere? In democrazia, ognuno di noi, in consiglio comunale, chi rappresenta un quartiere, chi rappresenta una zona, specialmente se è disabile, può esprimere la sua opinione, può dire ciò che vuole, ma poi naturalmente si aggrega al gruppo. Ma che cosa hanno fatto loro? Come se ci fosse un film di tornatore. Stelone stesi, telecamere, proiezione, non l'ho visto neanche al processo, il processo del più immaginabile, inimmaginabile malfattore. Per dimostrare che Cenzio Maesano non era d'accordo a fare quest'opera. Non è affatto vero, Francesco Petralia, il candidato sindaco, l'onorevole Nicotra, lo sanno che in consiglio comunale queste cose esistono, lo sanno che ci sono riunioni di gruppo, lo sanno che un consigliere comunale può darsi che non abbia, c'è qualcosa di importante, io faccio quella, voglio che si faccia quella. Quella è una cosa più primaria, quell'opera, e io vorrei che fosse realizzata quell'opera. Quindi è così che ci sono le disparità. Ma poi quando si va in consiglio si raggiunge l'accordo e si vota. Ma tutto questo processo, per che cosa? Ma c'è il polivalente ad Aci San Filippo? Benedetto Dio, e chi l'ha fatto? Chi era il sindaco di quel momento? Ascenzio Maesano. Quindi non capisco perché c'è, che quello va a Palermo, quello va a Milano, quello va a Roma. È una cosa veramente ridicola. Siamo diventati nel ridicolo, invece di parlare, come diceva giustamente Alfio, di programmi, di come, cioè, se noi guardiamo veramente bene e ricordiamo un po' questi 4 anni, si è data solo l'impressione che si lavori per altri per 10 anni che devono venire. Non si guarda al presente, si fanno progetti di una importanza straordinaria, ma che forse vedremo fra 5, 6 anni, 10 anni, io me lo auguro. Invece non si parla del presente, non si parla mai di questo, non si parla delle ville di Sant'Anna che sono abbandonate a se stesso, un quartiere che non ha nessuna attenzione, non si parla di Vambolieri, della messa assicurazione di Vambolieri, non si parla di altre zone, non si parla di creare, come giustamente diceva Alfio, dei gambetti per i bambini. E guardate bene, io se fossi stato in consiglio forse sarei Cosimo, come Cosimo Messina, che avrei espresso il mio parere, avrei detto, prima di fare quel monumentale polivalente, pensiamo agli anziani, pensiamo a rendere vivibile la città, pensiamo a dare più spazio ai ragazzi, creiamo un gambetto di bocce per gli anziani, creiamo strutture di viabilità. Quindi non è che è da criticare quel consigliere che aveva espresso, o il sindaco che possibilmente aveva un'opera secondo lui che doveva essere fatta come priorità, aveva avuto delle perplessità, e quindi, ma alla fine quell'opera è stata realizzata. Poi volevo parlare di un amico mio carissimo, l'onorevole Nicotra. Vedete, qua lo strappo è diventato di un'importanza eccezionale. Non appena abbiamo annunciato il consiglio, guarda caso questa sera dopo di noi parlerà il candidato sindaco Petralia. Questo si vede, a me mi fa piacere,
perché noi non diciamo sciocchezze, si vede che però facciamo un po' paura, e quindi questo ci gratifica. C'è stato un mio amico, Biagio Susini, che ha voluto portare la sua solidarietà all'amico Nicotra e al candidato sindaco. Mi ha detto che io ero contro Petralia perché volevo la leadership di questo, di questa frazione. E quindi a 70 anni dovevo ritirarmi. Ora, caro Biagio, te lo racconteranno sicuramente, io sono d'accordo con te, ma io l'ho fatto da 4 anni, io non mi occupo più di politica da 4 anni, c'è mio figlio, sono il coordinatore dello strappo e penso che un po' di saggezza, qualche consiglio, questo sì, sono disponibile e pronto, ma è naturale che non mi occuperò più di politica. Io devo pensare a passare gli ultimi anni che mi restano con la più tranquillità possibile. Ma perché siamo qui insieme ad Ascensio Maesano? Una cosa è certa. Intanto non abbiamo tradito nessuno, perché sennò l'onorevole Nicotra sarebbe il re dei traditori, che è passato da 1, 2, 3, 4, 5... 6 partiti di fila diversi. Noi siamo stati fedeli all'onorevole Nicotra fino ad un mese fa, ma veniamo accusati di essere traditori e vili perché oggi diamo il nostro appoggio ad Ascensio Maesano. L'onorevole Nicotra dimentica che Ascensio Maesano per Pasqua o per Natale era invitato lo strappo per gli auguri, il coordinatore, gli amici dello strappo e con presente anche Francesco Petralia, presente l'onorevole Nicotra. Gli amici dello strappo chiedevano che si impegnasse Ascensio a progettare un'opera pubblica. Ebbene, posso dirvi che questo, ogni volta che noi abbiamo chiesto qualcosa, dopo 3 mesi c'era già il progetto approvato. Non come ora, che a 4 anni sembra che stia cambiando tutto. Non lo so, deve nascere il progetto del Pellegrino, deve nascere la villa, deve l'acqua depurata, eccetera, eccetera. Sì, amici miei, sono progetti che naturalmente hanno la loro valenza, ma vogliono e hanno il tempo materiale di realizzazione. Quindi bisogna pensare ad amministrare pensando all'oggi e poi al domani, non abbandonando l'oggi. In 4 anni, amici di Aci San Filippo e di Aci Catena, cosa avete visto di questa amministrazione? Glielo chiedo ad ognuno di voi, cosa avete visto? Io mi sembra che non sia stata realizzata nessuna opera ad Aci San Filippo, nessuna opera pubblica, ma hanno tagliato i nastri, hanno tagliato i nastri, ma quali sono i nastri? Li hanno tagliati loro, perché sono tutte le opere pubbliche che Maesano nella sua candidatura, nei 9 anni di candidatura, ha portato avanti, ha realizzato, eccetera, eccetera. E io vorrei, sembra che ce l'ho qua,